I sindaci hanno deciso di non decidere. Si rivolgono ai primi cittadini, i gruppi del Movimento 5 Stelle di Pesaro e Urbino, che questa mattina in una conferenza stampa alla presenza dei portavoce della provincia, dei consiglieri comunali e dell'assessore all'ambiente del comune di Montelabate hanno presentato la propria idea in materia di digestore e servizi dei rifiuti. La situazione, spiega la consigliera regionale Marta Ruggeri, è che l'ATA del Pesarese non ha ancora approvato il piano dei rifiuti e a libero mercato Marche Multiservizi ha fatto un suo progetto. Non è più quindi una situazione gestita e controllata dal pubblico, una cosa, continua Ruggeri, assolutamente da evitare. Abbiamo stilato quindi dei punti condivisi da tutti i gruppi provinciali che riguardano innanzitutto il dimensionamento. Secondo noi le 105 tonnellate all'anno previste sono esagerate e quindi ci aspettiamo che possa essere utile alla nostra provincia un impianto di almeno la metà. Per quanto riguarda la posizione, le città di Fano e di Pesaro sulla costa sono appunto quelle più grandi che producono più rifiuti, quindi è giusto che questo impianto sia costruito in prossimità della costa. Per quanto riguarda la gestione, riteniamo che debba essere pubblica e quindi ASET debba avere le quote maggioritarie, soprattutto per poter avere la gestione sulla realizzazione e anche appunto sulla gestione dell'impianto stesso. Per quanto riguarda i compostatori di comunità, c'è una legge prima firma di Pier Giorgio Fabbri, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che era in consiglio regionale prima di me, proprio per lo smaltimento dei rifiuti di forsu e organici del territorio dell'entroterra e per le zone rurali. Quindi si prevede l'utilizzo di piccoli compostatori di comunità, appunto, che vanno a trattare i rifiuti per più o meno 1000 abitanti e hanno come dimensioni quelle delle isole ecologiche che siamo abituati a vedere per strada. Poi l'altra questione che abbiamo sollevato è quella dell'informazione capillare e della partecipazione della popolazione alle decisioni. Purtroppo non hanno deciso neanche i sindaci che fanno parte di ATA, hanno deciso di non decidere, hanno lasciato tutto in mano ai privati, che quindi hanno come unico scopo quello del profitto, che non si sposa di certo con il raggiungimento del bene comune anche dal punto di vista ambientale. Quindi purtroppo in tutta questa fase i cittadini sono lasciati in disparte, invece secondo noi è importantissimo il processo partecipativo e informativo.